Buongiorno amici di Daily. Allora, giuro che poi non ne arrivano più. Sono arrivate delle scarpe e il problema è che non erano esattamente come cibo. Immaginavo. Perché vedete, queste scarpe sono delle scarpe praticamente bianche che avevo preso per Maya un paio di mesi fa. Il problema è che non dovevano essere bianche. Ma erano così, vabbè. Cosa c'è che c'è là per terra? Ah, ok, è tutto da buttare via, vabbè. Esci fuori di casa. Aspetta, aspetta, ferma, ferma. Vabbè, esci? No, no, guardalo però. Maya. Ma com'è possibile? Non lo so! Ma non ha senso. Ma che figa sta è? Ma quanto tempo ci ha messo a cambiare? Un secondo! What the fuck? Aspetta. Guardate, è tornata di questo colore. Ma che cazzo è? Vai, portiamola fuori anche questa. No, ma... Per far vedere che non è che ne abbiamo usata una in un modo e una nell'altro. Ma cosa stai dicendo? Ma sembra Photoshop. Video editing. Assurdo. C'è Ivy che sta dando una mano al papà che si fa aiutare dai lupi in gioco. È arrivata anche lei. È arrivata anche lei a dare gli attacchi di leccottini. Fai vedere i lupi. Che lei si sente rappresentata, eh. Guarda. Guarda, guarda Ivy. Guarda Ivy, aiuti il papà lì. Ah, hai visto? Sei lì anche te. Oh, uguale, eh. Identica. Un po' meno patetici, però. Nel video di oggi mi avete chiesto in tanti come mi sono trovato con queste cuffiette. Allora, bene ma non benissimo. Cioè, per 18 euro non si sente male, ma niente di trascendentale, anzi. Questi sono dei gommini che avevo già io, perché quelli che ci sono forniti sono troppo morbidi. La cosa che mi ha deluso di più però invece sono questi memory foam. Cioè... L'audio con i gommini in gomma non è male, un po' troppo pieni di bassi, però va bene. Mentre con questi memory foam non so se non si adattano bene alle mie orecchie, ma non credo. L'audio è molto vuoto, cioè non mi piace più di tanto. Se volete un paio di cuffiette per 18 euro, soprattutto volete usarle 18-19 euro con... jack, cuffie e microfono separato oppure sul telefono, non sono male, però e la cosa carina è che c'è anche questo che è per regolare il volume, potete alzarlo, abbassarlo, rispondere. Sinceramente per 18 euro non posso dirvi che non ci stanno, ma speravo qualcosa di meglio. Siamo preparati e siamo partiti. In realtà non so se ve l'aveva detto Maya, ma dopo aver fatto un po' di cose oggi, questa sera andiamo a mangiare in un posto dove fanno ramen, però ci sono anche altre cose interessanti da assaggiare e lei ci farà un video, quindi se vi interessa lo trovate domani, stasera in realtà, sul suo canale. L'unica cosa è che ho fatto pasticcio come sempre, cioè in realtà non è propriamente colpa mia, però aspettate che apro qui così almeno. Ma sono andata a prenotare su The Fork, ho prenotato normale, il posto ok, tutto a posto. Do l'indirizzo ad Alvi ora che partivamo, mi sembrava un posto a Monza, invece a Milano, in stazione. Credo che TripAdvisor abbia messo una via Fabio Filzi a Monza Brianza, anziché quella di Milano, cioè lo stesso indirizzo ma da un'altra parte. E io l'avevo visto in mappa, pensavo fosse vicino, invece è molto più in là. A quanto pare questa sera mangeremo qui da Shifu. E lei riprende. Non so se sta registrando il suo video. Il posto è molto carino. Abbiamo ordinato, in realtà non vi faccio vedere cosa. Io sono stato coraggioso, però se volete scoprire che cos'è dovete vedere il suo video. E guardate che bellina quella luce dentro la scritta anche qua. Sembra fatta apposta. Abbiamo finito di mangiare, devo dire che abbiamo mangiato anche bene, dai, almeno io ho mangiato bene, tu non lo so. E adesso abbiamo colto l'occasione per fare un salto in Chinatown, che così prendiamo i ravioli surgelati, tra virgolette, così li proviamo, che avevamo visto nel supermercato l'altra volta, però appunto siccome siamo rimasti tanto tempo poi si sarebbero scongelati, e li prendiamo e torniamo a casa e magari anche prendiamo anche... i mochi al muango,
E io però ho ancora un po' di fame, quindi mi sa che o un raviolo o un uno di quei cosi grossi me lo prendo e lo mangio. Comunque, non vorrei dire, io le prendo le scarpe colorate e poi sono bianche. Vabbè. Niente, truffati malissimo perché era chiuso. È tutto chiuso, esatto. Non c'è un coso che fa o ravioli o cose aperto. Vediamo se il market è aperto, almeno quello per prendere la roba surgelata. E fortunatamente è aperto, almeno questo. Dai, assaggiamo i ravioli di Mr. Miao. Ravioli di Mr. Miao promossi. Costano poco perché sono 4 euro di 6, quindi tipo un euro... No, neanche, 75 centesimi l'uno, quant'è? E secondo me forse meglio di quelli che abbiamo mangiato l'altra volta. Non lo so. Non vorrei dire, ma quest'uomo passa da un'ossessione all'altra. Ma perché? Cioè, è da giorni che guarda o cose di Valorant o... Sabaku, mi veniva da dire Michele, ma mi sembrava di dargli troppa confidenza. E è proprio fissato, cioè lui ha dei periodi, si vede che coincidono con... Detto da quella che guarda tutti i giorni mango e K-pop, mango e non K-pop, è vero, triple non cheeseburger, è vero. Mango e K-pop. Non è vero, non tutto. È vero, tu non ti guardi sempre video di tech, quindi non è proprio la stessa cosa. E dicevo comunque che solitamente lui ha dei momenti in cui si guarda soltanto... Ma perché li fa da un'ora? Sta facendo video da un'ora tutti i giorni? Mm-hmm. Ecco, allora è spiegato. Cioè quando Sabaku inizia a fare i video da un'ora tutti i giorni, lui ha bisogno di quell'ora da dedicare. Non è vero. Comunque, ne volevo approfittare per dirvi che oggi abbiamo fatto il video... Ciao, chi è quella brutta lì? Il video, mentre eravamo a mangiare il ramen e editandolo, mi si ero resa conto delle tante lacune che ho ancora nel fare video. E boh, spero che pian piano diventerò un pochino più brava nel fare questo genere di video. Perché nel momento in cui, soprattutto nel momento in cui arriva il cibo, un pochino mi si spegne il cervello, nel senso, si vede che probabilmente ho fame e a quel punto penso soltanto a mangiare e mi dimentico qualunque cosa devo fare e finisce tipo tutta la mia spontaneità, o meglio, c'è forse troppa spontaneità, ovvero quella della sopravvivenza di una persona che deve mangiare come una forsennata e voglio migliorare, quindi ci lavorerò. Sono le 2:25 e a noi è venuto un certo languorino. Quindi proveremo i mochi al frutto della passione. Vediamo se sono quelli che c'erano lì. Questo è venuto quasi 6 euro e sono 6. No vabbè, ognuno ha un suo packaging singolo. Ma what the hell? Comunque se dovessero essere quelli, tanta roba, perché erano proprio buoni. Peccato che costicchiano. Sempre meno che lì al ristorante, perché erano 2 a 5 euro e qui sono 6 a 6 euro, tipo, quindi un euro l'uno. La scorsa volta, sempre lì in quel negozio, c'era il sacchettone con non so quanti mochi, ma un bel po', che veniva tipo 4 euro ed erano quelli con dentro il gelato al mango, quindi mi piacerebbe quello lì. Però non c'era, ci torneremo sperando che ci sia. Ah, e tra l'altro per chi avesse guardato il mio video sul vlog dello street food, quello fatto tempo fa, il Don è ancora chiuso. Una cosa è certa. È sicuramente buono. L'hai capita? L'hai capita? Dai, ridi. Ibi, ridi tu. Sono ancora ghiacciati. L'hai fatto andare di traverso il sasso focale. Però no, non è cattivo il sapore. Non è buono come quell'altro, però forse è più saporito addirittura. Sì, questo è più pungentino come sapore, però mi sa che questo è più sorbettoso che gelatoso. Sì, sto registrando un video. Mm-hmm. Sì. Non lo so.